Secondo appuntamento per la nostra rubrica Pillole di Ecumenismo. Piano piano ci addentriamo in questo tema così affascinante. Vediamo oggi che cosa ci propone Don Gioacchino Vaccarini. Non uso oggi delle parole mie per introdurre questa riflessione ecumenica, ma la parola stessa di Dio che ci spinge ad amare il fratello. E quale parola della Scrittura è più adatta in questo contesto della prima lettera dell'Apostolo di San Giovanni? Ogni sera qualche versetto di questa magnifica lettera ci accompagnerà nel cammino che desideriamo proporvi. I primi 4 versetti. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Io sottolineo solo un punto di questi versetti, perché anche voi siate in comunione con noi. Noi, non io, noi tutti. Così dobbiamo parlare e così dobbiamo agire, mettere da parte il nostro io per far prevalere il noi. Il 16 aprile 2016 il Papa giunge a Lesbo, una visita desiderata a lungo per andare incontro a coloro che soffrono, i migranti, messi ai margini della società. Ad accogliere il pontefice il premier greco Alexis Tsipras, il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e l'arcivescovo ortodosso di tutta la Grecia Hieronymos. Nell'incontro con il capo del governo, il Santo Padre ha ringraziato per la generosità nell'accoglienza dei profughi. A Lesbo, come a Lampedusa, Papa Francesco nel porto di Mitilene ha lanciato in mare simbolicamente una corona di alloro per ricordare le vittime delle migrazioni. Un gesto simbolico e particolarmente toccante, ripetuto anche dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e dall'arcivescovo di Atene, Hieronymos. La preghiera dei 3 leader religiosi. Liberaci dall'indifferenza. Dio di misericordia, liberi tutti dal sonno dell'indifferenza. Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una vita migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Papa Francesco, non appena varcato i cancelli del campo profughi Moria a Lesbo, è stato subito accolto gioiosamente da un coro di bambini. Dopo aver salutato i bambini, ha asciugato le lacrime degli adulti con queste parole: «Non siete soli, non perdete la speranza. Voi conoscete il dolore di aver lasciato dietro a voi tutto ciò che vi era caro, senza sapere cosa il futuro avrebbe portato con sé». Papa Francesco, il patriarca ecumenico Bartolomeo I e l'arcivescovo ortodosso di Atene Hieronymos nel campo profughi di Moria hanno firmato una dichiarazione congiunta. La tragedia della migrazione e del dislocamento forzati richiede una risposta di solidarietà, compassione, generosità e un immediato ed effettivo impegno di risorse. Il pontefice ha rivolto così un appello al mondo affinché non rimanga sordo davanti alla piaga dei migranti. Nel suo discorso il Santo Padre ha poi concluso dicendo quale sia il vero potere che genera la pace nel Cristo suo Figlio che, facendosi servo per amore, ha introdotto la salvezza per ogni uomo. Infatti, solo chi serve con amore costruisce. Di fronte alle tragedie che feriscono l'umanità, Dio non è indifferente, non è distante. Egli è il nostro Padre, che ci sostiene nel costruire il bene a respingere il male. Non solo ci sostiene, ma in Gesù ci ha mostrato la via della pace. Di fronte al male del mondo, Egli si è fatto nostro servo e col suo servizio di amore ha salvato il mondo.
Questo è il vero potere che genera la pace. Solo chi serve con amore costruisce la pace. Ecumenismo, chi era costui? Una parola difficile, una parola che sentiamo citare ogni tanto e soprattutto in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma che forse sentiamo che non ci tocca molto da vicino. Perché? Perché immaginiamo che l'ecumenismo sia una questione degli specialisti, dei teologi, al massimo dei preti, dei vescovi e comunque dei leader delle diverse chiese cristiane. Ecco, l'ecumenismo invece oggi è qualcosa che, se ci pensiamo, ci tocca molto più da vicino rispetto al passato. Nel passato pensavamo che gli ortodossi stessero nell'est Europa, in Russia, in Grecia, pensavamo che i pentecostali fossero una cosa americana, pensavamo che i protestanti naturalmente risiedessero nella patria di Martin Lutero, la Germania o comunque nella Scandinavia, la Svezia, la Norvegia. Ecco, oggi non è più così. L'ecumenismo ci è venuto a trovare, ci abita in casa, abita nel nostro pianerottolo, è rappresentato dalla badante moldava di nostra mamma o dalla domanda che ci facciamo di che religione sono i Simpson, che io amo profondamente, o qual è quella chiesa pentecostale che sta nel nostro rione e che non riusciamo a identificare, che cosa sono queste assemblee di Dio, ad esempio, sparse un po' in tutta la penisola. Ecco, la novità di questi anni è che dell'ecumenismo noi abbiamo bisogno per capire noi stessi, per capire dove sta andando il cristianesimo e soprattutto, direi, per evitare una controtestimonianza di proporzioni colossali. A cosa mi riferisco? Al fatto che la divisione fra i cristiani, oggi più che mai, la divisione e talvolta l'ostilità fra le chiese è una controtestimonianza rispetto al Vangelo. Ecco, come fare ad annunciare il Vangelo se siamo divisi e talvolta se siamo nemici, come è capitato spesso in passato? Ecco perché oggi quel movimento che invita a trovare le cose che ci uniscono, le cose che ci legano, e sono tantissime, tra cattolici, ortodossi, protestanti, pentecostali, è un movimento di cui abbiamo bisogno. È un movimento di cui c'è necessità e di cui la società tutta ha necessità. Quindi è importante che viviamo questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani non come una parentesi durante l'anno e poi riprendiamo a fare le stesse cose di prima. Incominciamo a pensare che siamo tutti cristiani, diversi, ma la diversità non è sempre qualcosa di negativo, non è sempre qualcosa di problematico. La diversità può essere un arricchimento e questo vale anche per le chiese cristiane. Ecco perché è importante vivere appieno la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma poi pensare che ci sono durante l'anno altre 51 settimane in cui il più possibile dovremmo testimoniare l'unità e il cammino di unità dei cristiani. Come dice Papa Francesco, dovremmo sperimentare questa meravigliosa esperienza che è il camminare insieme, nonostante le diversità. Ecco. Buon cammino insieme. Chi non rimane in me viene gettato via e secca. Siamo sempre nel contesto dell'ultima cena. Gesù, come abbiamo visto già, si raffigura
nell'immagine della vite e raffigura noi nell'immagine dei tralci. Io sono la vite, voi i tralci. Ma c'è tralcio e tralcio, c'è il tratto vivo e vegeto e c'è invece il tralcio che è diventato un ramo secco. Bene, solo se noi rimaniamo uniti a Gesù e uniti tra di noi in Gesù per la stessa fede e lo stesso battesimo, allora noi cristiani cattolici, cristiani ortodossi, cristiani evangelici, noi formiamo una sola famiglia che purtroppo è divisa e solo se pienamente unita allora può celebrare anche una unica Eucaristia. Non rimanere uniti a Gesù e in Gesù equivale ad essere già morti. Come il tralcio non può far frutto se non rimane unito al ceppo della vite. Noi siamo sempre in Lui perché Lui ci ama, ma possiamo a nostra volta non amarlo, impedendo che Lui sia in noi. Separati da Lui non si porta frutto. Uniti a Lui si produce molto frutto. Preghiamo. Signore, che ci hai chiamato a formare una sola famiglia nell'unità di una sola fede, di un solo battesimo, aiutaci a superare ogni divisione e discordia. Amen.